Je suis venu briser de...
Saluto voi tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. È meraviglioso essere nella presenza del Signore. Ed ogni fratello ha già condiviso la parola di Dio con noi. Possa Dio benedire tutti i fratelli nel ministero in modo veramente speciale. Siate incoraggiati a predicare la parola di Dio. Ora condivideremo ancora alcune scritture con voi. Ma quando ho visto molti che venivano dal continente africano, ciò mi ha ricordato quello che il fratello Branham ha sperimentato nel 1955. Nel giugno 1955 egli era a Zurigo, in Svizzera, e disse che questa era la seconda più importante esperienza che egli aveva avuto con il Signore. Quando vide l'aquila tedesca volare attraverso l'Africa. Se conoscete le ultime predicazioni del fratello Branham, specialmente quelle del 1965, egli aveva un tale desiderio di ritornare in Africa. E infine, quando ottenne la visa per poter andare, c'era un timbro nel suo passaporto che egli non poteva partecipare a riunioni religiose, ma era nel suo cuore di condividere la parola di Dio con le persone. Ma dopo la dipartita del fratello Branham, la più grande raccolta fra tutti i continenti è nel continente africano. Così Dio ha delle cose da fare nel tempo opportuno. Dio vi benedica riccamente. Noi abbiamo ascoltato la parola in 1 Corinzi capitolo 1. Abbiamo letto insieme il verso 3. Io vi leggo il verso 31. Affinché, come sta scritto, chi si gloria nel Signore.
Così noi non diamo la gloria ad un uomo. Noi diamo tutta la gloria a Gesù. Un vero uomo di Dio non stabilirà una relazione con se stesso. Egli stabilirà sempre una relazione fra Dio e il popolo. Così noi comprendiamo lo scopo del messaggio oggi. Il mio ministero è per lo più un ministero di insegnamento. E se guardate alla parola di Dio, voi vedete il nostro Signore nei diversi uffici nel piano di salvezza. Voi lo vedete quale agnello di Dio. Lo vedete quale mediatore fra Dio e l'uomo. Lo vedete quale sommo sacerdote che è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue per metterlo nel seggio di grazia. Noi lo vediamo quale figlio di Dio, quale figlio dell'uomo, quale figlio di Davide, quale figlio d'Abramo. Tutte queste espressioni hanno un certo collegamento con il piano di salvezza. Nei quattro Vangeli, più di 70 volte, noi leggiamo in merito al figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo, figlio dell'uomo. Ma da Romani capitolo 1 fino alla lettera di Giuda, l'ultimo verso, neanche una sola volta troviamo scritto figlio dell'uomo, neanche una sola volta, ma figlio di Dio, figlio di Dio. Così ogni cosa nel piano di Dio ha il suo posto. E se la scrittura dice figlio dell'uomo, lasciatelo figlio dell'uomo. Se la scrittura dice figlio di Dio, lasciatelo figlio di Dio. Come in Matteo capitolo 10, il nostro Signore ha detto: voi non finirete di percorrere le città di Israele finché vedrete il figlio dell'uomo venire nella sua gloria. In Matteo capitolo 16, l'ultimo verso, il nostro Signore ha detto: molti di coloro che sono qui non vedranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire nella sua gloria. Come comprendiamo questo? Quando Giovanni era sull'isola di Patmos, egli vide il figlio dell'uomo che camminava in mezzo ai sette candelabri d'oro. E così noi comprendiamo il carattere profetico della parola di Gesù. È così importante avere il medesimo Spirito Santo per comprendere le cose in modo corretto. Nell'ultimo verso di ciò che ha scritto l'Apostolo Pietro, in 2 Pietro capitolo 3, egli disse che molti fraintendevano ciò che l'Apostolo Paolo ha scritto. E molti fraintendono ciò che la Scrittura dice. Così è la grazia di Dio se noi comprendiamo le cose in modo corretto. Qui in 2 Pietro capitolo 3 leggiamo soltanto il verso 16. E questo egli fa in tutte le sue epistole in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti ed instabili torcono, come fanno con le altre scritture, a loro propria perdizione. Ora, giusto in pochi minuti, voglio condividere queste cose con voi. Quando il nostro Signore ha detto in Matteo e in tutti gli altri Vangeli, parlando del figlio dell'uomo,
In Giovanni capitolo 3, nel verso 13, egli dice: il figlio dell'uomo ritornerà nel cielo laddove egli è venuto. Giovanni capitolo 3, verso 13. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Sì, qui voi non potete dire figlio dell'uomo. Quale figlio dell'uomo egli venne ad Abramo? Genesi capitolo 18. Sedendo con Abramo sotto la quercia, mangiando e bevendo con Abramo. Così egli si era già manifestato nell'Antico Testamento, in una forma visibile di apparizione. Lungo tutto l'Antico Testamento, egli era il Signore. Ma all'inizio del Nuovo Testamento, la parola fu fatta carne. Il Figlio di Dio nacque. E noi comprendiamo il piano di salvezza. Se guardiamo al giardino dell'Eden, all'inizio della razza umana, c'era Eva. Eva. Se guardiamo all'inizio del Nuovo Testamento, c'era Maria. Maria. Eva ricevette la semenza estranea, la semenza del nemico. Ma Maria ricevette la semenza di Dio. Lo Spirito Santo adombrò Maria. E quello che nascerà da te sarà chiamato il Figlio di Dio. E nel Figlio di Dio noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo, per essere figli e figlie di Dio. Tramite la redenzione la caduta è stata riparata e noi siamo stati ricondotti a Dio. Ora noi siamo figli di Dio, ma non è ancora manifesto quello che saremo. Ma quando Egli apparirà, noi lo vedremo e saremo mutati. Miei cari fratelli e sorelle, nell'Antico Testamento il nostro Signore era il grande Io Sono. E in Giovanni capitolo 8, alla fine del capitolo, il nostro Signore ha detto: prima che Abramo fosse, io sono. Egli era il grande Io Sono, che parlò a Mosè, che parlò ai profeti. Ma egli non era stato ancora manifestato nella carne quale figlio di Dio. Ecco perché la Sacra Scrittura dice, parlando della nascita del Figlio di Dio, a partire da Genesi capitolo 3 verso 15, parlando della progenie di Dio che sarebbe venuta per schiacciare la testa del serpente. Così da quel tempo egli è il Figlio di Dio. Prima egli era il grande Io Sono, egli era il Signore, ma non era ancora venuto nella carne. Ecco perché la Scrittura dice: chi confessa che Gesù Cristo viene nella carne, egli è da Dio. Se leggete Primo Giovanni capitolo 5, Primo Giovanni capitolo 4, questo è molto importante. Non una seconda persona, neanche una sola volta la Bibbia dice, neanche una sola volta Dio e il Figlio. Neanche una sola volta. Neanche una sola volta la Bibbia dice Dio lo Spirito Santo. Neanche una sola volta. Ma Dio il Padre sempre. Ma mai Dio il Figlio.
sempre il Figlio di Dio e mai Dio lo Spirito Santo, ma lo Spirito di Dio o lo Spirito Santo. Ogni cosa nella Sacra Scrittura è in un ordine divino, anche quando si arriva al battesimo. Quando il nostro Signore ha detto: andate in tutto il mondo, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome. Qual è il nome in cui io devo battezzare? In primo luogo devo conoscere il nome, perché devo battezzare nel nome. Così Dio si è rivelato come nostro Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra e nella sua Chiesa per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Tre manifestazioni dello stesso Dio per portare a compimento il suo piano di salvezza. L'Apostolo Pietro era presente quando il nostro Signore ha dato l'incarico in Matteo capitolo 28. Egli era presente quando il Signore diede l'incarico in Marco capitolo 16. Egli era presente quando il nostro Signore ha dato l'incarico in Luca capitolo 24. Ed egli era presente quando il nostro Signore ha dato l'incarico in Giovanni capitolo 20. Voi dovete prendere questi quattro incarichi e farne un solo incarico. In ogni Vangelo voi trovate una parte di questo grande incarico. In Matteo 28, battezzateli nel nome. In Marco 16, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Luca capitolo 24, capitolo 47, nel suo nome la remissione dei peccati deve essere predicata a tutte le nazioni. In Giovanni capitolo 20, dal verso 22 al verso 24, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Così noi predichiamo la remissione dei peccati. E se credete il Vangelo, se credete in Gesù Cristo, vi posso assicurare che i vostri peccati sono perdonati, come certo che Gesù Cristo è morto sulla croce. Così in tutto dobbiamo ritornare alla parola di Dio. Così il giorno di Pentecoste, sotto l'influenza dello Spirito Santo, l'Apostolo Pietro ha predicato il primo sermone. Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quello è stato il giorno in cui la Chiesa del Nuovo Testamento è stata stabilita. Quello è stato il primo battesimo. Quella è stata la prima predicazione. E la prima e l'ultima predicazione devono essere le stesse. E il primo e l'ultimo battesimo devono essere gli stessi. Perché Gesù Cristo è lo stesso. Ieri, oggi e in eterno. L'ultima cena del Signore deve essere come la prima. Ogni cosa deve essere restaurata nel modo in cui era all'inizio. Questo è ciò che dice la promessa. Io vi mando il profeta Elia. Non soltanto nell'Antico Testamento, nel profeta Malachia capitolo 4, ma anche in Matteo capitolo 17, verso 11. Veramente Elia deve prima venire e restaurare. Se leggete in merito a Giovanni il Battista, viene usata sempre la parola preparare.
Isaia capitolo 40 verso 3. Preparare. Malachia capitolo 3 verso 1. Preparare. Matteo capitolo 11 verso 10. Preparare. Marco capitolo 1 dal verso 1 al verso 3. Preparare. Sempre preparare. In Luca capitolo 1 versi 16 e 17. Il ministero di Giovanni Battista è stato coronato con un risultato. Il cuore dei padri fu ricondotto ai figli. Giovanni ha presentato la Chiesa già a Gesù Cristo. E i cuori furono riportati a Dio. Non la testa, ma i cuori. Così noi leggiamo nell'Antico Testamento, in Primo Re capitolo 18, verso 37, Dio ricondusse i cuori a sé. Così i nostri cuori adesso devono essere cambiati e ricondotti a Dio. Così noi comprendiamo lo scopo dell'ultimo messaggio. Questo è il messaggio per la sposa di Cristo. Tutte le altre chiese andranno avanti nelle proprie vie. E ora noi abbiamo 347 chiese unite nel Concilio Mondiale delle Chiese. E tutte guardano a Roma. Ma proprio in questo tempo, in Apocalisse capitolo 18, dopo la descrizione dell'ultimo impero mondiale, in Apocalisse capitolo 17 e nel capitolo 18, una voce viene dal cielo: voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro. Voi uscite, popolo mio. Se andate in Esodo, dal capitolo 4, lascia andare il mio popolo. Non tutti, il mio popolo. Lascia andare il mio popolo. Se sei un figlio di Dio, se sei una figlia di Dio, noi siamo il popolo di Dio. Siamo la Chiesa di Dio. Lascia andare il mio popolo. E noi comprendiamo 2 Corinzi capitolo 6 dal verso 14. Cosa ha da fare l'incredulo con il credente? Cosa c'è in comune tra la luce e le tenebre? Voi, popolo mio, uscite fuori di mezzo a loro. E io sarò il vostro Dio. Dopo che voi uscite, dopo che vi separate, dopo che prendete la decisione, dopo che avete udito la mia chiamata, io vi riceverò e sarò allora il vostro Dio e voi sarete i miei figli e le mie figlie. Così questa è l'ultima chiamata, è il tempo della chiamata fuori. E Dio ha usato il fratello Branham in modo veramente speciale. Io mi sono riferito a ciò molte volte. Sono stato un testimone di quel ministero ordinato da Dio per 10 anni. Ho visto il soprannaturale. Ho visto il medesimo ministero ritornare ed essere manifestato. Io l'ho visto, l'ho udito e ho compreso per la grazia di Dio che questo è un uomo di Dio, mandato con il messaggio di Dio, per il popolo di Dio, per dare l'ultima chiamata. Ma nel tempo del fratello Branham, egli fece soltanto 7 viaggi internazionali, visitando complessivamente 12 nazioni.
Ma dopo la sua dipartita, il cibo immagazzinato è stato distribuito. La parola rivelata è stata portata nelle nazioni. Dio ci ha dato un tempo veramente speciale. Ma questo tempo sta per terminare. Il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 24, dal verso 14, questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni e poi verrà la fine. Poi verrà la fine. Molte persone non vogliono ascoltare riguardo alla fine. Io aspetto che il tempo termini. Desidero che andiamo nella gloria oggi. E quando ho consacrato la mia vita al Signore, dopo che sono ritornato dal funerale del fratello Branham nel 1966, ho fatto un patto con il Signore. Dissi: caro Signore, ti servirò tutti i giorni della mia vita. Ed ho menzionato alcune cose in quel patto. E l'ultima cosa è stata: caro Signore, concedimi questa grazia, che tutti coloro che ascolteranno la tua parola dalle mie labbra e crederanno la parola che tu proferirai, che io possa vederli di nuovo nella gloria. È assolutamente necessario credere Dio. Ed è anche necessario ubbidire a Dio. Abramo credette a Dio, ma Abramo anche obbedì a Dio. In Genesi capitolo 15, Genesi 18, Abramo credette a Dio. Quando egli credette, quando Dio gli diede la promessa, la vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. Se non avete una promessa, allora avete soltanto immaginazione religiosa. Voi dovete avere una promessa. La vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. E poi voi credete a Dio e vedete la promessa adempiersi. E poi viene il tempo della prova. E il Signore poté dire: Abramo, prendi il tuo figliolo e va nel luogo che io ti mostrerò e offrilo in sacrificio per me. E Abramo si incamminò per la via e Isacco portava la legna per l'altare. Proprio come Cristo ha portato la croce. E quando sono arrivati in quel luogo, la domanda era: qui c'è l'altare, ma dov'è il sacrificio? Dio troverà un sacrificio. Abramo era pronto ad offrire Isacco come sacrificio. Egli teneva già il coltello così. E allora venne la voce di Dio: Abramo, Abramo, io ho visto la tua ubbidienza. Leggete Genesi 22. Com'è meraviglioso quando Dio conferma la sua parola. Abramo aveva detto ai servitori: voi rimanete qui e io e il mio figliolo andremo e poi ritorneremo. Noi, non io, noi. È ciò che dice la Bibbia. Abramo era certo che anche se avesse sacrificato Isacco,
Dio lo avrebbe risuscitato e sarebbero ritornati insieme. Poi voi vedete qualcosa di meraviglioso. Voi leggete in merito ad Eliezer che cercava una sposa per Isacco. Prego Dio, sii con me, che io possa trovare la persona giusta. Voi conoscete la storia. Dio era con lui. Egli trovò la sposa per Isacco. Questo è ciò che noi facciamo adesso, di trovare una sposa per Gesù Cristo. Egli è morto per noi, è risuscitato il terzo giorno. E Apocalisse 19, verso 7 dice: la sua sposa si è preparata. Prima del matrimonio, lei è la sposa. Dopo il matrimonio, lei è la moglie. Voi potete leggere ogni cosa, è tutto corretto nella parola di Dio. Ora, noi viviamo in un tempo speciale. E i miei occhi sono andati in Apocalisse capitolo 21 e 22. Dove leggiamo dei versi veramente speciali. Apocalisse capitolo 22, versi 6 e 7. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veraci. E il Signore Dio dei santi profeti ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. E ora il verso 10. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Versi 16 e 17. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga. E chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Sì. Questo è il messaggio per il nostro tempo. Soltanto coloro che appartengono alla sposa di Gesù Cristo ascolteranno e crederanno la parola di Dio. Come nel naturale, la sposa si prepara per il matrimonio. Noi abbiamo avuto un'esperienza triste a Bruxelles. È stato circa 3 settimane fa. Doveva esserci un matrimonio il sabato e poi una riunione la domenica. E il matrimonio doveva essere celebrato alle 2 del pomeriggio. Si è cominciato a cantare, ma la sposa non era pronta. È passata un'ora e la sposa non era ancora pronta. Lo sposo era alla porta ed aspettava che la sposa venisse. E i fratelli continuavano a cantare, continuavano a dire alcune parole e la sposa non era pronta. Io ero seduto sul palco e pensavo: oh caro Signore, tu sei pronto a venire, ma la tua sposa non è pronta. Sono passati 1 ora e 40 minuti. Non avevo mai avuto una simile esperienza in vita mia.
ma avevo sempre questo pensiero: la sposa non è pronta. Lo sposo aspettava alla porta, ma la sposa non era pronta. Io ho pianto nel mio cuore, dissi: caro Signore, tu aspetti e sei pronta a venire, ma la sposa non è pronta. Noi dobbiamo ritornare all'amore perfetto. Dobbiamo rispettare Dio, rispettare la sua parola e rispettarci gli uni gli altri. Non parlare mai male di nessuno. Noi parliamo gli uni gli altri, ma non gli uni degli altri. Mettiamolo in chiaro, il tempo è vicino. Ogni fraintendimento deve terminare. I fraintendimenti hanno la stessa origine come le interpretazioni errate. Tutte le interpretazioni errate, tutti i fraintendimenti devono terminare. Accettatevi gli uni gli altri come Dio ci ha accettati in Cristo. E quando leggiamo in Romani capitolo 5, essendo giustificati per fede, quello è nel verso 1. Ma nel verso 9 leggiamo: molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Sì, giustificati tramite il sangue che è stato sparso sulla croce del Calvario. Credendo che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé. E con il proprio sangue il nostro Signore è andato nella gloria. Potete leggerlo in Ebrei capitolo 9. Mettendo il suo sangue sul seggio di grazia. E il suo sangue è ancora sul seggio di grazia. Ma la vera grazia di Dio non vi permette di fare ciò che volete. La vera grazia di Dio vi riporta nella parola e nella volontà di Dio. Noi siamo redenti tramite il sangue e siamo stati portati indietro come figli di Dio. E non crediamo soltanto, ma ubbidiamo. Se leggete specialmente la lettera agli Ebrei, è scritto: perché essi non ubbidirono, furono disubbidienti alla parola di Dio. Le due cose devono andare insieme: fede e ubbidienza. Abramo credette, Abramo ubbidì. Se noi crediamo, allora ubbidiamo. Questo ci riporta a Marco 16. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, se voi dite io credo e rifiutate di essere battezzati, la mia domanda allora è: cosa avete creduto? Se la Sacra Scrittura dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. È un comandamento. In primo luogo, noi ascoltiamo la parola di Dio, la crediamo e siamo battezzati. Quanti di voi siete battezzati secondo la parola di Dio nel nome di Gesù Cristo? Dio vi benedica. Allora voi non avete soltanto creduto,
ma avete ubbidito. E la benedizione riposa su coloro che ubbidiscono. Riassumiamo ciò che abbiamo cercato di dire qui oggi. E comunque non c'è bisogno per me di ritornare a Lione. In tutte le città che ho visitato quest'anno, ho detto sempre che potrebbe essere la mia ultima volta. Non so perché, ma ho detto sempre potrebbe essere la mia ultima volta. Io credo che siamo molto, molto vicini alla fine. E la consolazione che io ho nella presenza di Dio è questa, che tutti i miei fratelli hanno la stessa rivelazione e la stessa parola di Dio e lo stesso ministero, e non c'è bisogno per me di ritornare. Tutti i fratelli che sono qui oggi, tutti i fratelli nel ministero, hanno la stessa rivelazione, la stessa parola, la stessa responsabilità di condividere la parola di Dio. Per favore, rimanete nell'equilibrio con la scrittura e con il messaggio. E il mio desiderio è questo, di andare nelle nazioni in cui sono stato soltanto una o due volte. Ora noi abbiamo un meraviglioso programma di avere tutti i messaggi stampati nelle differenti lingue, in Vietnam, in Cambogia, in Laos, in tutti questi paesi che, Dio volendo, andrò a visitare ad ottobre, affinché possiamo raggiungere gli ultimi. Perché ogni nazione deve ascoltare la parola di Dio. Questo è ciò che leggiamo in Matteo 24, verso 14. Questo ultimo messaggio, il pieno Vangelo, deve essere predicato in tutte le nazioni e poi verrà la fine. Così il mio obiettivo è di raggiungere tutte le nazioni. Sono riconoscente al Dio Onnipotente per i passati 49 anni di aver condiviso la parola di Dio in 155 nazioni. 155 nazioni, predicando la preziosa parola di Dio, dando l'ultima chiamata e dicendo alle persone che Dio ha riempiuto la sua parola per questo tempo. Egli ha mandato il suo servitore profeta, e questo è qualcosa di molto importante e grandioso. Dio ha posto nella sua chiesa apostoli, profeti, dottori, ma il fratello Branham era un profeta promesso. E il suo ministero non era soltanto per una chiesa locale, ma il suo ministero era parte del piano di salvezza. E voi fareste bene a credere e ubbidire. Perché il nostro Signore ha detto, come il Padre mio mi ha mandato, così io mando voi. Se voi ricevete colui che io mando, ricevete me. E ricevete colui che mi ha mandato. Un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio, la parola promessa di Dio per il nostro tempo. L'ultima chiamata, prima del ritorno di Cristo, ritornando a Dio. Al fratello Branham fu chiesto, cos'è il messaggio dell'ora?
La sua risposta è stata molto veloce e tagliente. Indietro alla parola, indietro a Dio, indietro all'insegnamento apostolico, indietro all'inizio. Così noi comprendiamo ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo 16. Io edificherò la mia chiesa, la mia chiesa. Egli ha acquistato, riscattato la sua chiesa col suo sangue, ha chiamato la sua chiesa ed egli edifica la sua chiesa. E noi riceviamo la parola di Dio, divinamente rivelata dallo Spirito Santo. C'è differenza tra l'unzione dello Spirito Santo e il suggellamento con lo Spirito Santo. Molti sono unti. E il fratello Branham ha predicato un lungo sermone. 3 ore e 12 minuti. In merito agli unti del tempo della fine. Ed egli disse: il medesimo Spirito Santo cade sui giusti e sugli ingiusti, ma dai loro frutti li riconoscerete. E in quella predicazione il fratello Branham viene al punto. Viene al punto. Noi li riconosceremo dai loro insegnamenti, non dai loro segni o prodigi, ma se hanno l'insegnamento originale. Efesini capitolo 4 verso 5. Una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo. Indietro al principio, una sola Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo, il corpo di Cristo. Una sola fede, un solo Signore, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Così Dio ha usato il fratello Branham per riportarci all'insegnamento originale della parola di Dio. E c'è qualcosa che voglio dire qui brevemente. Nel 1954, il fratello Branham ha avuto una serie di insegnamenti ed egli ha insegnato sul soggetto di Apocalisse 12. La donna in Apocalisse capitolo 12 che partorisce un figliolo maschio e il figlio maschio fu preso nella gloria. E il fratello Branham disse: quella rappresenta la Chiesa del Nuovo Testamento. E i vincitori sono nati dalla Chiesa per diventare la sposa. Ed egli disse: la Chiesa del Nuovo Testamento è coronata con la dottrina dei 12 apostoli. Ma se voi ritornate alla bandiera europea e se investigate riguardo alla storia delle 12 stelle, qualcuno ritorna ad Apocalisse 12 e dice che l'Europa è consacrata al cuore di Maria, perché quella donna è Maria con le 12 stelle. Perciò la bandiera europea ha 12 stelle. Così noi comprendiamo che Satana imita sempre ciò che Dio fa, ma egli piazza soltanto in modo errato la parola di Dio. Così noi comprendiamo per la grazia di Dio, la vera Chiesa di Gesù Cristo è fondata sull'insegnamento degli apostoli e dei profeti. Efesini capitolo 2 verso 20.
In 1 Corinzi capitolo 2 l'apostolo Paolo dice: io posto il fondamento, Gesù Cristo è il fondamento. E come ho detto, il fratello Branham ha fatto la dichiarazione che in Apocalisse capitolo 12 viene mostrata la Chiesa del Nuovo Testamento coronata con la dottrina dei dodici apostoli. Ma lei era nelle doglie di parto. Cari fratelli e sorelle, noi ora entriamo in un tempo in cui verranno dei dolori di parto su di noi. La persecuzione verrà su di noi. Ma questo sarà il tempo in cui i vincitori usciranno dalla Chiesa per essere la sposa. Così noi camminiamo con il Signore fino alla fine, credendo la parola di Dio, ricevendo ogni rivelazione che viene da Dio. Così noi comprendiamo Apocalisse capitolo 12 e poi Apocalisse capitolo 17. Quando eravamo a Bruxelles, il nostro caro fratello Tati ed io siamo andati al Parlamento europeo e là voi vedete una grande bestia e vedete una meretrice che tiene le corna di questa bestia, proprio a Bruxelles, davanti al Parlamento europeo. Il mio fratello ha fermato la macchina e abbiamo guardato ciò. Apocalisse 17. La meretrice che cavalca la bestia. Ed è là. È la riapparizione dell'impero romano. Nel mio passaporto c'è scritto cittadino europeo. Non siamo più francesi, tedeschi, siamo tutti europei. Ma qui c'è una cosa, cari fratelli, che il dominio romano è iniziato nel 63 a.C. E dal 31 a.C. anche Gerusalemme era sotto il governo romano. L'apostolo Paolo era nato come cittadino romano. Ora l'impero romano ritorna di nuovo. Posso mostrarvi dalla storia che dal marzo 1957, quando i tre capi di Stato hanno firmato a Roma De Gaulle, Eisenhower e Gasparri, e si hanno firmato il trattato a Roma il 15 marzo 1957 per riportare l'Unione Europea, e hanno avuto una conferenza dietro l'altra. Come potremmo andare nella parola di Dio e mostrarvi l'adempimento della profezia con Israele, con l'Europa, con la Chiesa, con la sposa. In ogni modo noi vediamo l'adempimento della scrittura. E il nostro Signore potrebbe dire ancora: quando vedete tutte queste cose, alzate il vostro capo, alzate il vostro capo, perché la vostra redenzione è vicina. Così, per favore, permettetemi di dire di nuovo: questo è il tempo più importante della storia. Il tempo più importante nella storia della Chiesa del Nuovo Testamento. Con la decisione che prendete ora, voi andrete a incontrare Dio. Questa decisione è finale. Credete soltanto la parola di Dio. Ubbidite alla parola di Dio.
camminate in fede con il Signore. Come abbiamo detto molte volte in Matteo 24, Marco 13, Luca 21, Primo Timoteo 4, 2 Timoteo 3, 2 Pietro 3, giusto fino alla lettera di Giuda. Tutti questi brani parlano del tempo della fine, come le cose sarebbero state nel tempo della fine. E quando noi guardiamo nella parola di Dio, vediamo dove ci troviamo, dove la parola piazza me e voi, non dove voi vi piazzate, ma dove la parola vi piazza. E per la grazia di Dio, come il nostro fratello ha letto in 2 Pietro capitolo 1, noi crediamo le preziose promesse. E vi leggo il verso 4. 2 Pietro capitolo 1, in riferimento alle promesse che Dio ci ha dato e che la sua potenza divina ci ha dato. E poi nel verso 4 leggiamo: attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Voi siete partecipi della natura divina, della vita divina. La vita di Cristo è in voi. Noi saremo i figli manifestati di Dio. Romani capitolo 8. Tutta la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Il nostro Signore prepara la sua sposa. Così, se leggiamo i passi nella parola di Dio, in merito allo sposo, in Matteo 25, ecco lo sposo viene. Lo sposo viene per la sposa. E le vergini avvedute formano la sposa. E la sposa si prepara per incontrare lo sposo. Poi in Matteo leggete ancora: quando il figlio dell'uomo verrà per sedere sul suo trono e tutte le nazioni saranno radunate intorno a lui. È qualcosa di totalmente diverso. Allora egli giudicherà in mezzo alle nazioni. E se andate in Apocalisse capitolo 1, il Signore verrà con le nuvole del cielo ed ogni occhio lo vedrà, differenti venute, in differenti collegamenti, ma lo stesso Signore. Ma noi, quale sposa di Cristo, dobbiamo ascoltare la voce dello sposo. E la sua parola deve diventare una rivelazione nel nostro cuore. Così Dio ha mandato il suo servitore e profeta. Dio ci ha dato la parola rivelata di Dio. E secondo Efesini capitolo 1, verso 13, il suggellamento con lo Spirito Santo ha luogo dopo che riceviamo la parola di verità. Così molti possono essere battezzati, unti con lo Spirito Santo, ma non possono essere suggellati. Soltanto la vera semenza di Dio, i veri figli di Dio, che ricevono la vera parola di Dio e che sono nati dallo stesso Spirito, dalla stessa parola,
dalla stessa semenza. Leggiamo Efesini capitolo 1, verso 13. In lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. E al riguardo leggiamo in 2 Corinzi. 2 Corinzi, capitolo 1, versi 20 e 21. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or colui che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dati la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Egli fa tutto. Ci ha riscattati, ha perdonato tutti i nostri peccati. Noi siamo nati di nuovo tramite il seme, la parola di Dio, lo Spirito di Dio. Ma ora il tempo è giunto di essere suggellati con lo Spirito Santo. Nel momento in cui siete suggellati con lo Spirito Santo, è per tutta l'eternità. E ciò che Dio fa con voi adesso sarà per tutta l'eternità. E come abbiamo letto, tutte le promesse di Dio, tutte, ogni promessa, sono sì ed amen in Cristo, tramite noi. L'adempimento viene attraverso di noi, come tutte le promesse in riferimento al nostro Signore Salvatore sono state adempiute, così ogni promessa viene adempiuta adesso, attraverso voi, attraverso me, attraverso tutta la Chiesa del Dio vivente. E noi siamo stati suggellati con lo Spirito Santo dopo che abbiamo ricevuto la parola della verità. Cari fratelli e sorelle, che grande giorno, che meraviglioso tempo. Se il nostro Signore Gesù Cristo fosse qui oggi e fosse seduto con noi, se tutti i profeti fossero con noi e se tutti gli apostoli fossero con noi, io predicherei ciò che sto predicando, direi ciò che sto dicendo nella presenza del Dio Onnipotente, sapendo che cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Come l'apostolo Pietro ha scritto, questa è la parola che noi vi predichiamo. Alleluia! Questa è la parola di Dio, non l'interpretazione di un uomo, ma l'originale parola di Dio. Noi siamo nati di nuovo tramite il seme della parola di Dio. E come dice la Bibbia, in Isaia 53, verso 10, la sua semenza lo servirà, la sua progenie lo servirà. Noi siamo la semenza di Dio attraverso Gesù Cristo il nostro Signore. Galati capitolo 3, versi 14 e 15, fino al verso 19 e fino al capitolo 4, verso 28. Voi siete alla maniera di Isacco, figli della promessa.
I figli della promessa credono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa e vengono suggellati con lo Spirito Santo. Ricevete la parola di Dio, ricevete lo Spirito Santo e rimanete nella parola di Dio finché incontreremo il Signore. E quando Egli ritornerà, noi tutti vedremo la gloria di Dio. I morti in Cristo risusciteranno per primi e noi che siamo viventi in Cristo saremo mutati e insieme saremo elevati. E per terminare, ricordatevi pure di questo. Anche Apocalisse 10 sarà adempiuto esattamente nel modo in cui è scritto. Quando il Signore scenderà quale angelo del patto, non quale sposo, non come figlio dell'uomo, ma come angelo del patto. E questo è Malachia capitolo 3, la seconda parte del verso 1. E l'angelo del patto entrerà nel suo Tempio Santo. Malachia capitolo 3, Malachia capitolo 3, verso 1. Soltanto la prima parte è stata adempiuta, non la seconda parte. La seconda parte sarà adempiuta adesso, quando l'angelo del patto entrerà nel suo Tempio Santo. Oh, come posso mostrarvelo da questo libro? Tutte le cose che accadono in ordine cronologico, secondo il piano di salvezza. Quando il Signore discenderà, quale angelo del patto? Con l'arcobaleno sul suo capo, mettendo un piede sul mare e uno sulla terra, e ruggendo come un leone, ogni cosa sarà scossa, e allora i sette tuoni faranno udire le loro voci. Ma io non sarò qui in quel tempo. Io sarò nella gloria in quel tempo. Io non mi preoccupo di questo. So che avrà luogo. Nel momento in cui il nostro Signore giurerà per colui che vive in eterno. Secondo Daniele capitolo 12, versi 6 e 7. Ci sarà un tempo, due tempi e la metà di un tempo, fino alla fine. È realmente un tempo perfettamente calcolato nella scrittura profetica. E se avete notato ciò che abbiamo letto, e terminerò adesso, ma voi siete un'assemblea così simpatica, è veramente difficile per me terminare. La Bibbia parla qui delle parole della profezia. Apocalisse 22, verso 7. Le parole della profezia. Qui dice: ecco, io vengo presto. Beato colui che serba le parole della profezia di questo libro. Le parole della profezia di questo libro. E noi leggiamo la stessa cosa nel verso 10. Ed egli mi disse: non suggellare la parola della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Questa è un'epoca profetica. E noi abbiamo la parola della profezia. E questa parola della profezia non è soggetta ad interpretazione privata. Ogni profezia della scrittura sarà adempiuta. E noi siamo quella generazione. Noi siamo quella generazione. Quella è la grazia di Dio.
di serbare la parola della profezia nel nostro cuore e vedere ciò che Dio fa adesso. Possa Dio dare a noi tutti fede ed anche ubbidienza. E se non vi vedrò più sulla terra, io vi vedrò di nuovo. Quel meraviglioso mattino quando il Signore ritornerà. Il Signore mi ha dato alcune esperienze. Per la prima volta ho udito la sua voce il 2 aprile 1962. Questo rimane il giorno più grandioso della mia vita. Ma anche nel gennaio 1981, quando fui portato all'ospedale moribondo, avevo preso la malaria tropicale e non c'era modo per guarire da questa malattia. E mi hanno portato in una stanza dove le persone muoiono. E c'era una tenda qui e una tenda là. Ed io sapevo che stavo per dipartirmi. Non potevo più muovermi, non potevo più parlare e volevo dire queste parole. Caro Signore, come sto nella tua presenza? E il momento successivo fui preso fuori da questo corpo, sotto il cielo blu. E quando ho guardato alla mia destra, c'era una moltitudine vestita di bianco che io non potevo contare. E tutti erano giovani. Tutti erano giovani. Forse intorno ai 17-18 anni. Tutti erano giovani. Le sorelle avevano i capelli sciolti sulle spalle e noi salivamo e qualcosa di meraviglioso accadde. Eravamo in grande aspettazione e all'improvviso, quando ho guardato in alto, ho visto la Nuova Gerusalemme scendere. Ed io ho fatto... ho sospirato. E il momento successivo siamo stati presi nella Nuova Gerusalemme. Cari fratelli e sorelle, ogni cosa con Dio è realtà. La giustificazione è una realtà. La redenzione è una realtà. Il perdono dei nostri peccati è una realtà. La vita eterna è realtà. Il messaggio dell'ora è una realtà. L'ultima chiamata è una realtà. Questo è il nostro tempo. E voi prendete la vostra decisione di credere a Dio, di ubbidire a Dio, ciò che occhio non ha veduto, né orecchio ha udito, e che non è salito nel cuore dell'uomo. Dio lo ha preparato per coloro che lo amano. E chi lo ama osserva la sua parola. Il nostro Signore ha detto in Giovanni 14, io vado a prepararvi un luogo, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Alleluia! Il Signore sta per venire. Noi aspettiamo che Lui venga. Non dimenticate l'ultimo verso. E lo Spirito e la Sposa dicono, vieni. Proprio alla fine la Sposa e lo Sposo diranno la stessa cosa. E lo Spirito e la Sposa dicono, vieni. Questo è il tempo di Dio. È il nostro tempo per ascoltare ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese. Dio vi benedica in questa città.
Dio vi benedica in questa nazione. Dio benedica in tutta l'Europa. Dio benedica in tutto il mondo. E quando l'ultimo sarà chiamato fuori, la tromba suonerà e la voce dell'arcangelo sarà udita e il Signore personalmente discenderà. E i morti in Cristo risusciteranno e noi saremo mutati e insieme saremo elevati. Saremo elevati per essere con il Signore per sempre. Se credete questo, dite amen. Amen. Alziamoci per la preghiera. Se avete un desiderio nel vostro cuore, che sia per la salvezza, per la guarigione, per la liberazione, qualunque cosa sia il vostro bisogno, Gesù Cristo è in questo posto. Egli ha fatto la promessa. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. Tutti i giorni e in tutte le circostanze. Dove il suo popolo è radunato nel suo nome, là egli ha fatto la promessa di essere presente. Se credete secondo la parola di Dio, pregheremo insieme, crederemo insieme e riceveremo insieme. Anche coloro che hanno bisogno di rivelazione divina, specialmente i miei cari fratelli che condividono pure la parola di Dio, non si tratta soltanto di un servitore. Ciò che Dio ha rivelato a Giovanni, il suo servitore, era per tutti i servitori di Dio. Ciò che Dio ha rivelato al fratello Branham è per tutti i servitori di Dio. Così noi comprendiamo tramite la scrittura che abbiamo gli stessi insegnamenti, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Ricevetelo, cari fratelli. Non vi specializzate in qualche soggetto. Predicate la parola di Dio. Se non avete un ministero di insegnamento, continuate con il ministero evangelistico. Come l'apostolo Giacomo scrive nel capitolo 2, che non dobbiamo avere il desiderio di diventare insegnanti, perché avremo un giudizio particolare. Così rimanete nella vostra chiamata. Permettete a Dio di piazzare ogni ministero nel corpo di Cristo. Ma una cosa è certa, che ogni ministero che Dio piazza nel corpo di Cristo sarà sempre per l'edificazione. Per l'edificazione. Efesini capitolo 4. Ogni vero insegnamento e rivelazione unisce i predicatori e il corpo di Cristo. E i falsi insegnamenti separano i predicatori e la Chiesa. Dunque, per favore, fate attenzione. Siate condotti dallo Spirito Santo. Il tempo è avanzato. La venuta del Signore è vicina. Che noi tutti possiamo trovare il nostro posto nel corpo di Cristo. Tutti i fratelli nel ministero,
tutti i fratelli e tutte le sorelle. Crediamo insieme, riceviamo e siamo benedetti insieme. Crediamo e preghiamo. Signore, ti diamo tutta la gloria. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola, per tutte le vere rivelazioni che tu ci hai dato, iniziando con la rivelazione di Gesù Cristo. La rivelazione di Gesù Cristo, l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, colui che era e che verrà. Oh Signore Gesù, noi ti diamo tutta la gloria. Benedici tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle. Dona rivelazione divina. Dona guarigione divina. Dona salvezza. Conferma la tua parola. Proprio adesso, in mezzo a noi. Perché noi abbiamo creduto e abbiamo ricevuto. Possano tutte le benedizioni di Dio essere vostre nel nome di Gesù Cristo. Se credete che Dio ci ha benedetti, che abbiamo tutte le benedizioni in Gesù Cristo, così è scritto. Dio ci ha benedetti con ogni benedizione, non con alcune benedizioni, ma con tutte le benedizioni in cielo e in Gesù Cristo. Ricevetelo, ognuno. Abbiate la pienezza della benedizione nel nome di Gesù Cristo. E tutti dicano alleluia. E tutti dicano amen. 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 Dio vi benedica. Potete sedervi. Pregate per me. Io divento anziano e devo continuare a viaggiare per condividere la parola di Dio, e noi saremo uniti nello spirito e nell'amore. Grazie al fratello Tati per la traduzione. Dio ti benedica. Che Dio benedica voi tutti fratelli e sia con voi. Amen. Grazie per l'invito, fratello Manasse, fratello Hervé, Dio ti benedica. Grazie a tutti i fratelli che sono venuti. Dio vi benedica tutti e sia con voi tutti in tutti i paesi. Maranata, che Dio vi benedica. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantant ses
sur lieu.